Re Carlo III, il figlio della regina Elisabetta, pensate che ha realizzato, ha pronunciato il suo primo discorso di Natale alla nazione intera, ossia al Regno Unito. È stato un messaggio importante, un discorso di Natale dove il principe re Carlo III d'Inghilterra, successore al trono della sua madre, la regina Elisabetta, che si è spenta a settembre 2022, ha toccato diversi temi, partendo proprio dall'omaggio che ha voluto realizzare nei confronti, barra nei riguardi, dell'amata madre, regina Elisabetta, e poi ha parlato ovviamente del Natale, un momento particolarmente toccante per tutti, tutti quelli che hanno perso i propri cari, come lui stesso. Ha, diciamo così, sentito, sente ancora la mancanza dell'amata madre, e vengono ricordati i cari in ogni piccola e minima tradizione. Si parla anche della nazione, del Regno Unito, si parla di omaggio alle persone che non ci sono più, ovviamente parlando, e si parla anche della divisione disinteressata, no? Alle forze armate e ai servizi di emergenza che lavorano ogni giorno in maniera instancabile per tenere tutti gli inglesi al sicuro e, diciamo così, tutelarli, aiutarli, supportarli fino all'ultimo. Si parla anche però di quelle persone più generose e gentili che donano ogni giorno cibi, denaro, soldi, i cosiddetti filantropi, no? Che vanno a sostenere attraverso la loro bontà, il loro grande altruismo, gli altri. Il Natale, anche visto come momento di unione piena e totale e completa. E poi si parla anche, diciamo così, di quello che è il regalo, di quelli che sono i regali. Insomma, un Re Carlo III che tocca diversi temi, soprattutto il Natale, soprattutto l'altruismo umano, ma anche l'amata madre, la regina Elisabetta. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, è stato, da come si legge anche sul web, un bellissimo discorso che il Re Carlo III ha fatto a tutta la nazione, un discorso piacevole, un discorso di cuore, un discorso di carattere e un discorso pieno di grinta. Da Leandro, narratore italiano di YouTube Italia è tutto, iscrivetevi, commentate, ciao a tutti.